Con la simulazione del calcolo anticipato della pensione ha preso il via questa mattina a Napoli la sesta giornata nazionale della previdenza e del lavoro. Da oggi per altri due giorni si parlerà di pensioni e di welfare, con un'attenzione particolare a chi ha bisogno di saperne di più sulla propria situazione previdenziale e ai giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro. Il patto generazionale tra giovani e anziani, il tema centrale della manifestazione inaugurata dal sindaco Luigi De Magistris e a cui ha preso parte anche l'arcivescovo, il cardinale Crescenzio Siepe. Ma era la presenza del presidente dell'INPS, Tito Boeri, ad attirare l'attenzione della stampa e dei media, soprattutto per il dibattito sulla riforma della legge Fornero. Io penso che sia molto importante, l'ho anche detto, che il governo stia adesso lavorando seriamente sul tema della flessibilità in uscita. E noi avevamo sottolineato come sia un problema importante che vada affrontato subito. Ci sono dei vincoli europei che ci impediscono di fare alcune operazioni e quindi nell'immediato è importante cercare di trovare delle alternative nell'attesa che poi questi vincoli europei vengano rimossi, perché io penso si debbano rimuovere, perché non hanno alcuna ragionevolezza, perché i provvedimenti che ne avevamo auspicato non aumentano il debito pensionistico. Della riforma delle pensioni e del nuovo ruolo dei centri per l'impiego ne abbiamo parlato con il presidente dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, Carlo Del Conte. Per l'impiego che oggi purtroppo versano in difficoltà anche per conseguenza delle riforme e in particolare dell'abolizione delle regioni, sono oggi transitate alle regioni, ma è previsto un piano di rafforzamento, quindi un piano di rilancio della struttura sia a livello periferico che naturalmente a livello nazionale. A livello nazionale con la creazione dell'agenzia ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive. Secondo voi, addetti ai lavori, questa riforma? All'esterno del villaggio allestito per l'evento, i pensionati del sindacato USB hanno animato un corteo di protesta nei confronti del presidente dell'INPS, Tito Boeri.